Grandioso edificio neoclassico, Villa Olmo si deve all'architetto Simone Cantoni, che lo iniziò nel 1782 su commissione di Innocenzo Odescalchi, che chiese effetti scenografici e proporzioni perfette, che si adattassero al magnifico scenario naturale. I nipoti degli Odescalchi vi ospitarono Garibaldi, che qui stipulò il contratto di matrimonio con Giuseppina Raimondi, la sposa ripudiata il giorno stesso delle nozze, perché un anonimo biglietto, recapitato all'eroe dei due mondi, lo informava che il figlio che la sposa attendeva era opera di altri Lombi. Villa Olmo è oggi di proprietà comunale e il suo magnifico parco è aperto al pubblico e meta di gradevoli passeggiate.